Una bella giornata di sole, per fortuna, caratterizza questa terza edizione della Festa del Cane di Favria, che però ha una variante particolare perché è dedicata al cane in divisa. Come mai questa scelta? Come è nata questa idea? Abbiamo chiesto le nostre forze dell'ordine qua oggi perché ho voluto far valutare i nostri amici quattro zampe non solo nella forma casalinga, ma anche comunque all'aiuto dell'uomo, perché sotto forma di antidroga, sotto forma di ricerca persona sotto le macerie, che per fortuna noi qua non abbiamo avuto come terremoto, però questi cani sono molto molto molto, servono alle nostre forze dell'ordine. È stato difficile organizzare questa giornata, c'è un bel lavoro alle spalle, qualche mese che lavorate. Dietro c'è un lavorone, organizzare, chiamare tutti sperando che vada sempre comunque tutto bene. C'è tanto lavoro, però non è stancante perché mi piace. A me gli animali, i cani, i gatti, come tu sai, sono per me. Non è una stanchezza, va bene. Tra l'altro questa giornata, il ricavato di questa giornata, poi della sfilata, delle varie iniziative, viene tutto devoluto al canile di Caluso, quindi è anche come sempre una giornata fin di bene per delle creature un po' più sfortunate. Difatti daremo tutto il devoluto al canile di Rivarolo e di Caluso. Io ho dato una mano ai Legna dove incontrava delle difficoltà, ma il grosso lavoro comunque l'ha fatto i Legna. La nostra attività di unità cinofila soccorso è diretta in tutto il mondo, è diretta su tutte le persone che hanno necessità. Nei gruppi che vedete qua oggi ci saranno dei volontari, ci sono dei militari, gente che è ancora attualmente in servizio e ci sono degli amici di queste associazioni. Lo scopo unico di tutto quanto è andare a prestare soccorso dove veniamo richiesti. Indipendentemente dalla forza che ognuno di ogni gruppo ha, si lavora sempre tutti insieme, uniti da tutte le parti. Le dimostrazioni le abbiamo avute in molte calamità, che sono dei momenti dolorosi, sono dei momenti di fatica, sono dei momenti di stress, ma sono dei momenti per noi molto importanti, non ultimo dei quali è stato l'Aquila, che l'Aquila a noi alpini in modo particolare è rimasta al cuore. Quello che vedrete oggi sarà un'attività di tutti i cani nelle loro specialità, una presentazione delle loro unità cinofile, dei loro gruppi, cosa fanno, dove sono e chi sono. Questo per far conoscere, come ha detto giustamente Ilenia, alla popolazione chi veramente siamo. Non devono soltanto immaginarsi quelli che vanno a cercare dispersi. Ognuno di noi ha il suo cane, vive col suo cane, in famiglia. È un cane di famiglia che per noi però è una cosa in più del cane famiglia, è un nostro compagno di squadra. In ricerca tante volte soffri, soffri perché non sai cosa trovi, non sai quali problemi puoi incontrare, sai che negli interventi parti sempre tu e il tuo cane e speri sempre di tornare a casa tu e il tuo cane, perché parecchi di noi hanno lasciato dei cani nel terremoto giù all'Aquila, anni di lavoro, affetti che si sono persi per soccorrere delle persone. Ritengo sia una buona occasione e opportunità non solo per gli abitanti di Favria, ma per tutto il Canavese di conoscere questa realtà importante sul territorio, che non è solo sul territorio locale, ma regionale, nazionale, realtà che si suddivide in volontariato, ma anche presenza di istituzioni, istituzioni che tutti i giorni lavorano per noi e in questo caso per momenti e situazioni delicate e di emergenza. È un'occasione anche per far capire che il Canavese è vivo, la Regione sta attento a questo passaggio e vuole aiutarlo.